Bene, proseguiamo con la carrellata di artificiali con due mosche da caccia. La prima è una classica, è la Royal Wolf, e la costruirò nel dressing originale. Cosa prevede? Beh, negli Stati Uniti c'hanno ami ben più grandi di questi, noi l'abbiamo adattata alle nostre acque e ai nostri pesci, quindi io qui ho un pH 21 del 10, il filo di montaggio sarà scuro, nero, la coda è cervo, la coda del cervo vero e proprio, che si presta molto bene per questo materiale, per questo artificiale, scusate, del pavone che verrà tinselato, si farà un ulteriore addome in filo rosso. Questo è proprio il filo che utilizziamo. No, è composto da tre filamenti che verranno scomposti perché ne servirà solo uno dei tre. Quindi a chiusura il torace con del pavone e le ali in coda di vitello. Il consiglio è che stiamo parlando di materiali molto scivolosi durante la costruzione, quindi bisogna prestare molta attenzione, altrimenti poi tutto il materiale si muoverà sull'amo. Sì, io inizio normalmente nel costruire le ali perché sono quelle che un pochino più ostiche e così le potrò costruire nella posizione che più mi aggrada. Sarò preciso nel posizionamento, quindi taglio una sezione di, prendo un po' di peli di questo coda di vitello, la solita, per chi non lo sa, bisogna tirare un po' perché come vedete ci sono peli molto più corti che andrebbero a rovinare un po' la costruzione perché farebbero volume ma poi si tolgono e l'artificiale risulterebbe più debole e più mobile. Finito questo procedimento, con l'ausilio del pareggiapeli, io ovviamente non mi sono messo pronto qua davanti, ma rimediamo subito, eccolo qua. Con l'ausilio del pareggiapeli pareggiato i peli più meglio possibile, dopodiché andrò a fissare le mie ali, una giustatina, eventuali peli che saltano fuori. Ecco, un consiglio: quando si va a fissare le ali della Royal Wolf fatte in vitello, vi consiglio di posizionare verso la parte del vostro corpo, di modo che scivolando si posizioneranno più o meno nella posizione desiderata. Primi giri di assestamento e poi ulteriori ben tesi. Poi io di solito faccio così: ribalto il filo indietro, vedo la distanza dell'amo e l'aggiusto in base alle mie esigenze. Quindi il filo di montaggio cerco di fargli una sorta di gradino davanti al ciuffetto di peli, andando anche a accorciare molto il bobinatore perché così riuscirò a distribuire bene il filo. Quindi taglio le eccedenze o le cose che danno fastidio, peli che danno fastidio per la costruzione e vado a recidere la parte posteriore. Il consiglio anche qui è di non tagliare in un'unica soluzione, che si renderà più debole la costruzione, serve, poi si sposta tutto. Io di solito ne taglio piccole frazioni, di modo che poi mi rimarrà molto più corto e molto più solido come costruzione. Come vedete, il pelo tende a ribaltarsi da tutte le parti perché è veramente ostico come materiale, scivola da tutte le parti, ma con santa pazienza poi andiamo a bloccarlo. Ecco. Non vado a tagliarlo fin dietro il filo perché verrebbe fuori un gradino molto grande che poi mi darebbe fastidio per la costruzione. Cioè questa parte qua io non la vado a tagliare fin dietro dove c'è il filo, la lascio così. Perché? Perché poi col filo di montaggio vado a coprire e a rendere il più possibile conico questo corpo, questa parte di corpo che poi andrò a terminare dopo quando proseguirò nella costruzione. Come vedete è un pochino più lunga come dressing, però ha il suo bel perché, perché sono mosche da caccia molto valide. Adesso viene la parte più bella, bisogna fare le ali, quindi bisognerà sezionare, dividere circa a metà in due ciuffetti questo benedetto pelo che mi farà impazzire, ma non è un problema. Poi
E quando ci siamo quasi riusciti, con qualche giro davanti al primo pelo, al primo ciuffetto, poi davanti all'altro ciuffetto, andremo a divaricarle. Potrei fermarmi qui, ma dopo qualche trotta queste alette si andrebbero a disporre in orizzontale a lamo. Allora io proseguo in questa operazione, sempre ben tesa, e poi vado a produrre una sorta di collarino intorno alle ali, al ciuffetto, come sto vedendo adesso, come state vedendo. Ogni tanto vado indietro, gli eventuali peli che sparano in fuori li toglieremo poi alla fine. Fatto il primo ciuffetto, vado a produrre il secondo. E quindi ribalto indietro e vado a incrociare per irrobustire ulteriormente questa parte di costruzione. Questa non è la mia idea, l'ho visto fare proprio dagli americani, che queste mosche le fanno, le utilizzano molte. Un dato tecnico è l'autore di questo dressing negli Stati Uniti, un certo Lee Wolf, per questo Royal Wolf. Dimenticavo la musica, ragazzi, non si può costruire senza musica, ognuno c'ha la sua. Come vedete è un DVD molto casereccio, ma l'importante è che i dressing che faccio vi vadano bene, vi piacciono, ed è una cosa fra amici. Proseguo e, come avete visto, mi sono portato in prossimità dell'amo, della curva dell'amo. Taglio un ciuffetto, prelevo un ciuffetto di peli di questa coda di cervo, cercando di prendere, ormai è vecchio, senza esagerare perché non ne servono tante per fare la coda. Anche qui pulirò dalle varie barbole, dalle varie lanugini che ci sono di dietro, dai peli molto corti che andranno a dare fastidio, e poi col solito pareggiapeli. Una bella pareggiata, eventuali aggiustatine. Perché sono peli molto molto ondulati in certi punti, certi li vanno tolti. Ecco fatto. Quindi taglio via quello che non mi serve e vado a fissare questa coda qua. Qui lo vado a fissare bene con dei giri, se mi accorgo che è troppo lungo, come in questo caso, l'accorcio un pochino, fissandolo un pochino più indietro. Ecco, adesso sì che va bene. Proseguendo nella costruzione, prendo del pavone, 2 o 3 qui di pavone vanno più che bene per fare una sorta di addome. Fissiamo molto bene, andiamo in avanti. Andiamo a prossimità di dove abbiamo fissato eventuali peli che sparano in fuori, ricordiamoci sempre di toglierli. E quindi
Ecco, qui c'è un accorgimento. Il pavone, lo sappiamo tutti, è molto delicato e dopo due o tre trotte tende a rompersi. Allora il trucco è avvolgere con qualche spira il filo di montaggio, di modo che andiamo a produrre un rinforzo per il cordoncino che abbiamo creato in pavone. E poi con santa pazienza lo andiamo a avvolgere, cercando di non farsi peccare dalla punta dell'amo. Ecco fatto. Quindi, sperando che adesso vado a togliere quella che mi serve, che devo bloccare il pavone. Ecco fatto. Taglio le eccedenze che probabilmente, che senz'altro mi serviranno dopo per costruire il torace, insieme ad altre sezioni, altre quill di pavone. Prendo, qui mostro un particolare, prendo la mia seta regina che ho mostrato prima, qui ce ne sono ancora due sezioni. Ecco, qui basta sgranarla, poi tirare e la fibra che mi serve di questo rosso, che è seta, è pronta per l'uso. Anche qui lo fisserò poi a bei giri stretti, mi porto verso il ringrosso che ho fatto col filo di montaggio dove ho fissato le ali e comincerò a creare questa forma di addome centrale, cercando di modellarla il più possibile e di non farla più grossa del pavone come dimensioni. Anche questo deve essere tirato, deve essere ben teso. Ancora qualche giro per non lasciarla troppo esile. Ecco fatto, siamo agli ultimi. Perfetto. Quindi fermo questa seta. Proseguendo, mi procuro del pavone in questo caso, però, i quilli dovranno essere 3 o anche più di 3, 4, 5, perché dovete fare un ringrosso. Allora, fisso il pavone e poi mi porto a larghi giri dietro le ali e fisserò l'eco di gallo, che nel dressing è brown, ma io penso che rosso non è necessario averlo brown originale. Un rosso come questo, che in questo caso è un dark ginger, si presta molto bene per il dressing che andiamo a fare. Sceglieremo una dimensione di piuma che vada a coprire il tutto, adeguata al dressing che stiamo facendo come dimensioni. E fisso. Io di solito a questo punto faccio anche dei giri davanti e mi porto così. Taglio eventuali eccedenze in modo che l'eco di gallo è ben fissato. Adesso lo ribalto un po' davanti, che mi andrebbe fastidio. Stessa operazione di prima, mi riporto ancora con un giro o due di filo e inglobo qualche giro di pavone di filo, di modo che questo dressing rimanga, e inizio a ribaltare, a girarlo intorno all'amo. Poi giro davanti le ali, ribalto le ali, tengo fermo il pavone e questa operazione si è conclusa. Taglio le eccedenze del pavone e inizio
a girare dei col di gallo. In questo modo farò molti giri dietro, ma quando sono quasi alla fine cercherò di fare molti giri anche davanti. In questo caso però prestando attenzione che le sete delle setole del col di gallo riesca a metterle indietro, di modo che non mi sparino tutte in avanti e darebbero fastidio. Quindi fisso il tutto. Di solito questa eccedenza io la taglio via su certi dressing, ma in questo caso preferisco inglobare tutto nella costruzione. Formo la mia testolina con molti giri perché deve essere fatta bene e vado a chiudere con l'annodatore. Una solita goccina di colla a chiudere, a tenere fermo il nodo, taglio il filo e taglio quel pezzo di ecol che è rimasto. E la mosca è finita. Solito giro di passerella e una nota in più di quello. Guardando la mosca, qualcuno potrà dire, beh, ma le ali sono molto lunghe. Allora, in effetti andrebbero fatte più corte. Io ho iniziato a costruirle così, da quando ho scoperto che la mosca affogata e ricoperata a strappetti con le ali quelle lunghe fa incazzare le trotte e le fa saltare fuori dal fondo. Non è uno scherzo, provate e vi renderete conto di che quello che dico corrisponde a realtà.